Buongiorno, oggi parliamo con Cristiano Corsini, docente ordinario di pedagogia sperimentale alla Università di Roma III. Parliamo con lui perché commentiamo una notizia importante di cui già ci siamo occupati. Ai primi di marzo il governo ha approvato un decreto-legge, il numero 19 per essere precisi, che prevede che d'ora in avanti nel curriculum dello studente venga allegato anche un documento che fa riferimento agli esiti, ai risultati delle prove INVALSI che gli studenti svolgono nell'ultimo anno della secondaria di secondo grado. Ecco, questa decisione del governo è stata un variamente commentata, i commenti sono stati per lo più negativi. Ne parliamo proprio con Cristiano Corsini perché insieme con altri suoi colleghi ha messo a punto anche un documento, un appello che è sottoscritto dall'AVE, l'Associazione per la Valutazione Educativa, e dal CRESPI, che è un organismo di ricerca a livello interuniversitario. Voi avete fatto appunto questo documento e, detto in tre parole, voi mettete in evidenza tre dati negativi, no, di questa decisione del Ministero. Quali sono questi tre punti? Cominciamo con il primo. Voi dite c'è un errore di natura proprio valutativa, docimologica. Perché? Sì, lo definiamo un errore di tipo scientifico, perché quelle prove possono essere indubbiamente utili, e infatti il nostro non è un attacco, diciamo, all'istituto INVALSI, che invece in quanto istituzione merita tutto il nostro rispetto, ma all'uso delle prove. Quelle prove sono utili per raccogliere informazioni sulle conoscenze e sulle abilità di fasce di popolazione, di gruppi più o meno estesi di individui, perché nascono per quel motivo lì. Non possono essere usate, non andrebbero mai impiegate invece per valutare, per rilevare, per misurare gli apprendimenti e in particolare le competenze, lo sviluppo delle competenze di un singolo individuo. È un errore gravissimo dal punto di vista docimologico, psicopedagogico, ed è un peccato perché, insomma, significa usare male uno strumento che pure è stato costruito nel corso degli anni e migliorato nel corso degli anni. Questo è un problema. In un secondo errore, voi dite, è di natura educativa. Perché? Allora, qui perché sono, se possibile, ancora di più. Intanto perché fare questo errore determina delle conseguenze negative sulla didattica, sull'organizzazione scolastica. Tutti sappiamo cosa avviene in troppe scuole nelle settimane che precedono le prove INVALSI. Cioè, in troppe scuole, in troppe aule, viene messa in pratica una sorta di addestramento alle prove. Ora, è vero che l'INVALSI ha sempre espresso la sua contrarietà a questa pratica. Però il problema è che noi sappiamo che questa pratica è una conseguenza dell'aver scelto di inserire le prove obbligatoriamente all'interno dei percorsi scolastici. E indubbiamente, se poi noi inseriamo le prove addirittura all'interno del curriculum di studentesse e studenti, queste pratiche diventeranno ancora più pervasive. Sono pratiche che impattano negativamente sulla qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento, lo sappiamo da almeno 30-40 anni. Ci sono ricerche che avevano già alla fine degli anni 70 messo in evidenza questa tipologia d'errore, questa tipologia di distorsione della didattica. E questo quindi è un errore di natura educativa. Dopodiché non dimentichiamo che la responsabilità della valutazione degli apprendimenti di studentesse e studenti deve ricadere su chi insegna. Perché? Perché ha sviluppato le competenze valutative o dovrebbe aver sviluppato le competenze valutative adatte a questo ufficio, che è un ufficio che responsabilizza notevolmente l'insegnante.
Quindi è anche un attacco all'autonomia scolastica e alla libertà di insegnamento. Non c'è libertà di insegnamento se non c'è libertà di valutazione. Senti, voi aggiungete ancora un terzo errore molto interessante. Voi parlate addirittura di un errore politico. Che cosa intendete dire con esattezza? Beh, anche da questo punto di vista, diciamo che le motivazioni sono molteplici. Allora, intanto, i primi due errori sono già politici, perché hanno delle conseguenze sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza, sullo sviluppo della libertà di insegnamento, ma anche dell'apprendimento di studentesse e studenti. Però c'è anche un problema più squisitamente politico, cioè intanto l'aver sottratto al dibattito pubblico una scelta del genere, al dibattito parlamentare, in primo luogo, per la scelta, diciamo, istituzionale fatta, ma anche al dibattito che è proprio dell'opinione pubblica. Prima si dibatte, prima ci si confronta con quelli che vengono definiti molto retoricamente portatori di interesse, e cioè con chi? In primis con docenti, studentesse e studenti, con dirigenti. Poi se volete anche sentire e acquisire il parere di persone che, come dire, da decenni lavorano scientificamente in questo ambito, insomma, anche quello non sarebbe, anche questa non sarebbe una prassi da buttare, però è stata buttata. Ma c'è anche un altro problema, che è quello legato alla retorica che c'è dietro questa scelta, no? Questa retorica generalmente va a ragionare sui divari territoriali, e sul fatto che non c'è una adeguata correlazione tra l'esame di Stato e la prova Invalsi. Ok? Il che è vero, ma lo sappiamo da mezzo secolo, lo sappiamo dalle prime indagini IEA. Noi abbiamo dati e analisi su questo che sono identici a quelli attuali, identiche a quelle attuali, e che risalgono agli anni 70. Ma su questi dati, già mezzo secolo fa, 40 anni fa, abbiamo ragionato ed era già stato messo in evidenza che pensare di risolvere questo problema intervenendo sulla valutazione e non invece rimuovendo gli ostacoli a una equa partecipazione, no? E quindi gli ostacoli che impediscono una reale uguaglianza di opportunità, e quindi gli ostacoli che sono squisitamente di natura economica, sociale, culturale e anche di natura educativa. Pensare di fare questo intervenendo con la valutazione è un errore che porta ad aggravare questo divario. Noi lo sappiamo da decenni. La ricerca docimologica lo sa da decenni. A questo proposito, voi citate proprio uno dei padri nobili, diciamo, della ricerca valutativa in Italia, cioè citate Aldo Visalberghi. Perché? Perché Visalberghi, discutendo negli anni 70, proprio di una sperimentazione fatta sulle indagini IEA, cioè sulle indagini standardizzate, somministrate in Italia, e diciamo mettevano per la prima volta in evidenza il dato empirico di questa incoerenza che c'era tra la valutazione standardizzata e quella dell'esame di Stato, dal punto di vista, diciamo, geografico. Per cui, no, nord contro sud, un 60 sessantesimi al nord tendeva ad andare meglio alla prova IEA rispetto a un 60 sessantesimi al sud. Ok? E Invalsi, scusate, Visalberghi scrisse proprio questo. Certo che sta a testimoniare qualcosa che non torna, certo che tutto questo è un problema, ma veramente pensate di poter affrontare questo problema inserendo la valutazione standardizzata nell'esame di Stato? Questo significherebbe aggravare il problema, perché significherebbe legittimare
quelle disuguaglianze di partenza, perché quelle disuguaglianze di partenza non sono soltanto educativo-scolastiche, ma sono soprattutto di natura strutturale, quindi economico, sociale, culturale. Insomma, Bisalberghi era molto chiaro su questo. Però in questo momento la politica fa una scelta che è antiscientifica, antieducativa e quindi anche antidemocratica. Senti Cristiano, però c'è anche chi dice che questa vostra scelta, questo vostro appello rischia un po' anche di indebolire, di invalidare addirittura il significato scientifico delle prove INVALSI come check, come strumento di controllo, di verifica, di monitoraggio del sistema di istruzione. È così? No, no, io credo che al contrario, si debba rilanciare invece il ruolo dell'INVALSI e delle sue prove come strumento informativo, delle scelte politiche. E se lo vogliamo fare, allora dobbiamo usarle diversamente. Dobbiamo usarle diversamente e dobbiamo, renderle più affidabili, più valide, più precise, e per farlo è necessario strapparle, dal curriculum scolastico. Strapparle da un uso distorto dei loro dati, e quindi insomma è necessario ripensare questa somministrazione che è imposta alle scuole. E quando io impongo qualcosa tendenzialmente, faccio anche in modo che la portata informativa di quel dato venga usata in maniera molto meno significativa. Perché se ti impongo delle misure, non posso importi anche delle valutazioni. In realtà va anche detto che l'impianto attuale dice che le prove INVALSI sono finalizzate a valutare il sistema, ma attraverso la verifica degli apprendimenti dei singoli studenti. Cioè, quindi diciamo che il sistema, la bontà del sistema si valuta, si misura, si monitora anche attraverso gli esiti di apprendimento. È giusto questo o no? No, è un errore molto grave ed è un errore figlio anche della scarsa autonomia assegnata all'INVALSI. L'INVALSI nasce per valutare il sistema. La scarsa autonomia ha fatto sì che il sistema abbia spinto l'INVALSI a prendersela, tra virgolette, con l'elemento più debole del sistema, ovvero con studentesse e studenti. Ritorniamo al vostro appello e così concludiamo. Come sta procedendo l'appello? Mi pare che c'è molto consenso. Sì, devo dire con gioia e sorpresa abbiamo visto che in poche ore abbiamo superato le 1.000 firme su Change, adesso stiamo intorno alle 2.000, insomma sta procedendo molto velocemente, sono molto soddisfatto personalmente. È un appello che mette assieme università e scuole, credo che questo sia un punto di forza, no? Perché in passato c'erano anche stati altri appelli firmati da docimologi, ricercatrici, che però non avevano ottenuto gli effetti desiderati, no? Perché erano un po' isolati. Ecco. Invece l'aver scritto assieme questo appello, cioè docenti di scuola e di università, e aver trovato una convergenza su questi tre piani. Credo che renda più forte questo appello, e al di là poi dell'esito, non sappiamo come andrà a finire chiaramente, è anche un ponte per una convergenza futura che metta assieme le ragioni delle scuole con quelle della ricerca, perché forse negli ultimi anni non sono andate di pari passo e forse a un certo punto una parte della ricerca ha avuto troppo timore di esporsi pubblicamente. Non dico pubblicamente dal punto di vista dell'appoggio a quello o a quel partito, del contrasto con quello o altri partiti, ma lo dico dal punto di vista politico nel senso più nobile del termine. La ricerca deve assolutamente, la ricerca educativa deve avere più coraggio e prendere posizione
anche e soprattutto nel dibattito sulla valutazione, perché il dibattito sulla valutazione è un dibattito anche scientifico, ma parlando di valutazione è evidente che c'è anche una radice valoriale. E quindi chi fa ricerca in quest'ambito non può avere paura di esporsi, non deve avere paura di esporsi, altrimenti fa pessima ricerca. Bene, grazie a Cristiano Corsini per questa analisi relativa al problema delle prove invalsi e del loro uso anche per costruire un pezzetto del documento del curriculum dello studente e delle studentesse. Ecco, quindi vediamo che insomma il mondo della ricerca su questo discute, dibattite, dibatte e quindi certamente questo è importante perché potrà dare un contributo significativo alla discussione proprio su questo problema. Grazie a Cristiano Corsini, buon lavoro. Grazie.